No. Ragazzi, ho girato telefono a lungo, sono costretta. Non ne vuole sapere di tenere a largo, quindi video per YouTube sarà un po' complicato. Ciao, io ci sono. Provo a girare a lungo. Donne miei belli, bellissime, ho girato a lungo, oggi facciamo così, non lo so cosa è successo. Tolgo le occhiali, preparo la musica. Mentre preparo la musica, spiego quello che faremo oggi. Oggi faremo, io la chiamo ginnastica ondulante. Facciamo tutti i movimenti all'onda che sono molto molto idonei col nostro corpo, come siamo fatti di fluidi, che piano piano riconnette con la fascia tutte le articolazioni, una dopo l'altra si armonizzano, proprio diciamo si attivano, e farà armonizzare non solo il movimento, la coordinazione, ma anche la nostra psiche. Anche la nostra psiche. Siamo in ritardo perché oggi con le impostazioni è successo qualcosa, non lo so. Sto cercando la musica. Prendo una musica rilassante. Mettiamo allora Relaxing, ok? E poi vado sul mio tappetino, iniziamo come sempre la lezione in piedi, con un po' di centratura. Ecco, perfetto, perfetto, ci sono, ci sono, ci sono. Mi manca. Mi manca la cassa. Tolgo le occhiali, andiamo tutti sui nostri tappetini, ci mettiamo sempre nella posizione giusta per trovare la postura giusta. I piedi sono sotto il bacino, parallele, il bacino girato in dentro, piccola retroversione, le spalle sono basse e rilassate, le ginocchia esattamente in linea con il secondo dito del piede. Solo un attimo, chi vuole chiuda gli occhi per percepire meglio tutte le sensazioni all'interno, percepisco la stabilità dei piedi, percepisco il suolo, il contatto dei piedi con il suolo. Percepisco l'aria che entra dalle narici, scende nei polmoni, percepisco allargamento della gabbia toracica, percepisco come l'aria esce e prendo consapevolezza di tutti questi processi nel mio corpo e cerco di sincronizzare il mio respiro con il movimento. Lo so che inspirando ed espirando il corpo si muove sempre, anche quando sono ferma, e sfrutto questa proprietà del mio respiro per fare degli esercizi. L'ultima ispirazione, molto lenta e profonda, riempio i polmoni d'aria ed espirando mi rilasso e lascio uscire fuori tutto lo stress, tutti i pensieri e rimango centrata qui ed ora. Per seguire ogni piccolo movimento che faccio durante la lezione, quindi riapro gli occhi e come sempre cominciamo a ossigenare, quindi inspirando lentamente salgo sugli avampunti, un grande cerchio con le braccia salgo su, espirando, palme delle mani guardano terra, scendo giù, ancora 3 volte così, inspiro, salgo, tengo l'addome fermo e scendo giù. Faccio sempre una mini apnea quando sono in alto, percepisco la mia stabilità e ruoto braccia e cerco di inspirare più profondo che posso, di prendere più ossigeno per il mio corpo e cambio la direzione delle braccia, salgo, braccia vanno in avanti, su e
e scendo, ruoto palme delle mani laterali, scendo. Ancora, inspiro, mi allungo su le braccia, rimango e fuori l'aria scendo. Ancora due volte, l'addome aiuta a sostenermi, il mio centro. Massima attenzione verso la respirazione. L'ultima volta, salgo qui, scendo giù e lascio le braccia libere lungo il corpo. Inspirando, sollevo il mento al soffitto e tengo le ginocchia morbide. Ed espirando, porto il mento al torace. Aggiungo anche le spalle. Inspiro, mento al soffitto, ruoto le spalle indietro. Espiro, ammorbidisco ginocchio, mento al torace, ruoto le spalle in avanti. Continuo così per alcune ripetizioni, molto connesse con il respiro, cercando di fare il movimento senza stacco, più fluido che mi riesce. E attivo bene le articolazioni del collo e delle spalle. Ancora un po' di volte, ruoto le spalle indietro, metto al soffitto e avanti, ginocchia morbidi. L'ultima volta, inspiro su, apro il torace, le spalle vanno là dietro ed espirando vengono in avanti. Aggiungo, disegno delle bei otto con le braccia e continuo sempre a deflettere il mento verso il torace e indietro. Delle otto diventano sempre più grandi e il busto inizia a seguire il movimento della testa, del collo, delle spalle e delle braccia. Piego le ginocchia, le stendo, sempre connessi con il respiro. Inspirando mi apro, in acqua indietro ed espirando mi chiudo, fletto in avanti. Il collo, le spalle, il busto, tutto si attiva. Ancora due volte qua. Un otto, segno dell'infinito, come vi piace di più. Mi fermo, sollevo sulle braccia e espirando porto tutte e due braccia indietro, su un lato. E inspirando salgo. E vado dall'altra parte e inizio a disegnare le otto con tutte e due le braccia. Proprio posso chiudere anche gli occhi se mi fa piacere. Sempre più fluidi. Inspiro in centro mentre le braccia salgono ed espiro mentre le braccia vanno dietro. Le ginocchia diventano morbidi. Vedo quell'otto gigante che continuo a disegnare con tutte e due braccia. Ancora per tre. Tre. Inspiro. Torsione. Due. Ancora inspiro su, l'ultima volta, a destra, a sinistra. Rimango in centro. Porto le mani in punto vita. Attivo il torace, inizio ad attivare la zona toracica, quindi faccio dei piccoli cerchietti con il torace intorno al mio asse centrale. Anche qua sempre la respirazione è attiva. Mezzo giro, inspiro e mezzo giro, espiro. Continuo, ancora due e poi cambio direzione. Le ginocchia le tengo morbide, ognuno sceglie la sua amplitudine. Vado dall'altra parte, mentre vado indietro, allontano le scapole, l'addome rientra. Mentre vengo in avanti, le scapole si avvicinano e il torace si apre. Immagino sempre il mio asse centrale, percepisco la stabilità dei piedi. Ancora tre cerchi. L'ultimo. Fermo in centro. Guardo un po' che i piedi sono più larghi del bacino. Attivo il bacino.
Quindi inspirando, piego il ginocchio destro, vengo con l'anca in avanti, passo dietro, piego il ginocchio sinistro, vengo in avanti e ruoto dietro. Sempre un famoso 8, sempre un segno di infinito che posso proprio visualizzare. Se mi va posso anche chiudere gli occhi e continuo a disegnare con il bacino, attivando le anche, attivando tutte le articolazioni del bacino, disegnando queste 8 morbidamente, piegando le ginocchia e seguendo il ritmo della mia respirazione, movimento fluido senza stacco. Ancora 3 volte, 3, 2, 1, mi fermo e si parte con l'onda discendente e poi la facciamo ascendente. Prima spiego l'esercizio. Piego leggermente le ginocchia, le mani sono sulle cosce. Inspirando immagino davanti a me un cerchio come un hula hoop. Io faccio un tuffetto, come voglio passare con la testa dentro questo cerchio e poi retroversione del bacino e continuo così. Chiudo le spalle, scendo un po', tuffo nel cerchio e salgo. Anche qua ognuno decide quanto ampio fare il suo movimento. Facciamo ancora 4 onde dall'alto verso il basso e percepiamo sempre come il movimento diventa più libero, come si attiva ogni vertebra dopo l'altra. Mi fermo e il movimento, l'onda è il contrario. Mi sempre piego un po', immagino di uscire dal cerchio, spingo avanti il bacino, l'addome, il torace, le spalle si aprono e poi chiudo, rientro nel cerchio e esco e continuo in questo modo. Spingo avanti il bacino, apro il torace, 3, inspiro ed espiro, cerco di fare un movimento fluido. E continuo altre 3 onde ascendenti, percependo sempre come si srotola una vertebra dopo l'altra e l'apertura diventa sempre più profonda. L'ultima. Mi fermo in centro, da qui divarico leggermente le gambe ed inspirando il braccio destro va dietro, il ginocchio sinistro si piega, lo sguardo segue il braccio. Espirando piego il ginocchio destro e faccio un push, una spinta col braccio destro in diagonale. Inspirando, spendo tutte e due le ginocchia, allungo in avanti, e espirando, torno in centro. Cambio lato, la mano destra va sul fianco, inspiro, piego ginocchio destro, apro a sinistra. Espiro, piego ginocchio a sinistra, push in diagonale. Inspiro, spendo due ginocchia, allungo. Espiro, torno in centro e ripetiamo. Inspiro, piego ginocchio sinistro, braccio dietro, destro, push, inspiro, allungo, espiro, torno e cambio. Piego il ginocchio destro, inspiro, apro il torace a sinistra, espiro, piego ginocchio sinistro, spingo e allungo, inspirando, torno in centro. Ancora una volta, inspiro,
Espiro. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. A lungo inspirando e torno. L'ultima volta, uno e uno. Piego il ginocchio sinistro, apro a destra. Piego il ginocchio destro, push verso sinistra. Inspiro, stendo le ginocchia a lungo, espiro, torno in centro. Piego il ginocchio destro, inspiro, apro a sinistra. Piego il ginocchio sinistro, push in diagonale. Stendo le ginocchia, inspirando a lungo, espiro, torno in centro. Da qua, srotolo, chiudo le spalle, una vertebra dopo l'altra. Prima la testa, poi le spalle. Scendo giù, appoggio le mani in centro davanti. Inspirando, piego le ginocchia, in arco la schiena, guardo in avanti. Espirando, stendo le ginocchia, centro della testa, guarda verso basso, srotolo su ed inspirando apro le braccia parallele. Espiro, allungo il lato destro, fletto verso sinistra e torno in centro. Di nuovo, srotolo con roll down, lentamente una vertebra dopo l'altra, tocco la terra, metto le mani in centro, inspiro, piego le ginocchia in arco, espiro, stendo ginocchio centro della testa, guarda giù, srotolo, inspiro, braccia parallele, espiro, allungo lato sinistro, fletto a destra. E torno in centro, continuo, srotolo fuori l'aria, dentro la pancia, testa guarda verso pavimento, inspiro piego, apro il torace, espiro stendo su il bacino, srotolo, apro le braccia inspirando, espirando, fletto a sinistra, lungo lato destro. Apro, continuo a srotolare verso basso, piano piano l'addome rientra, le spalle sono rilassate, piego le ginocchia, inspiro, espiro, stendo su il bacino, srotolo ed inspiro, apro, allungo il lato sinistro, fletto a destra. Torno in centro, da qui ruoto il piede destro in avanti, sistemo anche il piede sinistro leggermente aperto più o meno a 30 gradi e porto le mani qua sulle cosce, un bel inspiro in centro, espirando a schiena tonda. Scendo giù, le mani scivolano sulle cosce e cerco col naso di raggiungere il ginocchio. Inspirando, allungo la schiena, la testa in avanti e salgo con la schiena in estensione. Più fluido, fuori l'aria, fletto a schiena tonda ed inspirando torno in estensione. Ancora due volte. Espiro, scendo e salgo, sempre percepiamo questa specie di onda. Tutti i movimenti sono molto fluidi e armonici. Torno in centro, ruoto i piedi paralleli, un bel inspiro, espiro e andiamo a ripetere tutto dall'altra parte. Quindi il piede sinistro guarda in avanti, sistemo il piede destro, le mani vanno sulle cosce, arrotolo la colonna, porto la fronte verso la tibia, naso verso il ginocchio, inspirando, estendo in avanti e salgo. E continuo altre tre volte, fluido, ondeggiante,
Percepisco il movimento di ogni cellula, controllo il mio respiro. 3, allungo, salgo. È l'ultima volta. Allungo e salgo. E di nuovo torno in centro. E ancora una volta. Divarico le gambe. Apro il piede per scendere in sumo squat. Quindi piego le ginocchia, controllo, spingo ginocchia in fuori, controllo che sono assolutamente in linea con i piedi e da qui, attenzione, come faccio a vedervi meglio, io scendo con il busto in avanti parallelo a terra e apro le braccia parallele a terra e inizio a distendere una gamba e portare il braccio sinistro dietro mentre il ginocchio sinistro è piegato e il braccio destro in avanti e poi stendo altro ginocchio e rimango qua a disegnare queste onde con le braccia cambiando lato, piegando il ginocchio destro, il ginocchio sinistro e soprattutto spingendo il braccio destro, il braccio sinistro là dietro. Il busto rimane parallelo a terra, il collo rimane lungo, le spalle lontane dalle orecchie, guardo verso basso per non forzare la cervicale, ancora le ultime due volte. Porto le mani sulle ginocchia, srotolo su, salgo, un bel inspiro, espirando chiudo i piedi ed inspirando porto il piede destro dietro. Da qui io qua ho inspirato, espirando sollevo il ginocchio sinistro e inspiro, torno, estendo le ginocchia. Espiro, piego il sinistro, scendo con il busto, un po' di equilibrio, sollevo la destra. Ed inspiro ancora una volta. Torno al centro, altre 3 volte. Fuori l'aria. E inspiro. Fuori. Sollevo la destra, torno inspirando, estendo, ancora 2, fuori l'aria, inspiro, espiro, fletto il busto in avanti, inspiro, stendo le ginocchia, l'ultima volta, fuori l'aria, sollevo il ginocchio sinistro, inspirando torno al centro ed espirando vado in equilibrio e ancora inspiro qua. Da qui un passo avvicino i piedi e cambio lato, inspirando il piede sinistro va dietro, espirando sollevo il destro, inspiro stendo ginocchio in centro, espiro, fletto, in avanti, equilibrio. Inspiro di nuovo, torno al centro, stendo ginocchio, busto e la colonna dritti, e fuori. Sollevo il destro, appoggio, stendo ginocchio, prendo l'aria, e fuori l'aria, fletto in avanti, vado in equilibrio, sollevo la gamba sinistra. Inspirando torno in centro sulla mia linea, stendo le ginocchia, butto fuori l'aria, sollevo, inspiro, torno, fletto, equilibrio, butto fuori l'aria, l'addome attivo, l'ultima volta, sollevo il ginocchio destro, appoggio, stendo, inspiro, e fuori, fletto in avanti, sollevo,
Rimango in centro, raggiungo col piede destro, piede sinistro e andiamo piano piano a terra. Intanto facciamo un po' di roll down, roll up, quindi sollevo le braccia inspirando, espirando, faccio un tuffo a C, molto molto lentamente, più lento riesco a respirare, più fluido e lento movimento. Torno, tocco con le mani il pavimento, appoggio le mani sulle tibie, estendo la schiena in avanti e scivolando con le mani sulle gambe, salgo su con la schiena in estensione ed inspirando. Sulle braccia, fuori, tuffo a C. Scivolo sulle tibie e sulle cosce, schiena in estensione, salgo, inspiro sulle braccia, mi tuffo lentamente. Mani sulle tibie, scivolano su, inspirando, la schiena allunga, collo lungo, salgo, l'ultima volta inspiro, mi tuffo a C, percepisco la testa, il collo, le spalle, l'addome rientra. Questa volta rimango giù, cammino, quattro passi con le mani in avanti, arrivo in plank. Stabilizzo, mi vedete, fatemi sistemare un po', sembra così, va bene. Stabilisco, sto un po', percepisco che la mia colonna è solida, assolutamente dritta, senza inarcare, senza ingobbare. Tutta forza in centro, tutta forza nel cuore. Da qua, espirando, appoggio le ginocchia a terra, sistemo bene le ginocchia sotto le anche, le mani sotto le spalle, il movimento, la respirazione del gatto, però con una piccola modifica, una variante, quindi io inspirando sempre in alto la schiena, abbasso il torace, abbasso l'ombelico, unisco le scapole, ma con le spalle vengo un po' più avanti dei polsi. Espirando, risocchio l'ombelico verso la colonna, apro le scapole, ruoto l'osso sacro verso le ginocchia, ma vado con bacino un po' più dietro delle ginocchia. E continuo così ad attivare i fluidi, il movimento dei fluidi. Ancora a coccolare la mia colonna vertebrale. In questo movimento ondulatorio vado indietro espirando, arrotondo la schiena ed inspirando vengo in avanti, in alto la schiena. Sempre chiudo e apro il torace, ancora tre volte qua. Ancora una. Questa volta, ragazze, mentre espiro, non mi vedo, mentre espiro, io porto il mento e il torace a terra. Piego i gomiti indietro, sono vicine al busto, non allargo. Il mento e il torace vanno a terra. Inspirando, sempre facciamo, impariamo bene l'onda vertebrale. Spiego, immagino che il mio coccige va tra le gambe e poi da quel movimento parte una vertebra dopo l'altra per portare la colonna in estensione e in inarcamento. Quindi io sono qua, io inspiro, rimango sulle ginocchia, apro il cobra sulle ginocchia. Nello yoga si chiama cane a testa in su, ma nel Pilates questa è cobra sulle ginocchia, c'è cobra sul bacino, cobra sulle ginocchia. Da qua espiro, risucchio l'addome forte, porto i glutei sui talloni ed inspirando apro nel gatto, apro il torace, inarco la schiena, espiro, mento il torace a terra, inspiro dall'onda vertebrale,
salgo in cobra sul bacino, sulle ginocchia, scusate, fuori l'aria. L'addome rientra fortissimo, mi tira verso i miei talloni, allungo e di nuovo un inspiro nel gatto, fuori, mento e torace a terra, inspiro dall'onda, salgo nella cobra sulle ginocchia, risucchio l'ombelico, fuori l'aria, spingo con le mani, vado verso i miei talloni. L'ultima volta, inspiro nel gatto, espiro, piego gomiti, torace e mento a terra, inspiro, cobra sulle ginocchia passando dall'onda vertebrale, spalle basse, espiro, torno verso le ginocchia, adesso inspirando, salgo nel gatto. Lascio la schiena nella posizione neutra perché andiamo semplicemente a disegnare dei cerchietti con il torace intorno all'asse centrale. In questo momento il nostro asse centrale è parallelo al pavimento, lo visualizziamo, immaginiamo, troviamo il nostro centro e sempre mezzo giro, inspiro, mezzo giro, espiro. Andiamo, 4 rotazioni. Scendo giù da questo asse, vado laterale e poi spingo per passare sopra e di nuovo scendo, mi abbasso e disegno dei bei cerchioni intorno a questo asse, mezzo giro, inspiro naturalmente quando il torace si apre e mezzo giro espiro quando l'addome rientra e il torace si chiude. Mi fermo in centro, cambio la direzione, quindi io giravo a sinistra, ora vado a girare a destra, voi cambiate il vostro lato, sempre scendo sotto l'asse con il torace, vado laterale, ci passo sopra arrotondando la schiena e vado dall'altro lato. Ancora 2 rotazioni, spingo forte con le mani, passo lontano dall'asse e poi mi abbasso per passare sotto l'ultima volta. Scendo. E rimango in centro. Da qui inspiro, allungo la gamba destra dietro, neutra, la posizione per adesso è neutra, non in arco, la gamba parallela a terra, solo per attivare il centro. Espirando porto il piede destro fuori dalla mano destra, ginocchio sinistro rimane piegato a terra e semplicemente inizio a disegnare i cerchi con l'anca, con il ginocchio. Quindi vado verso, stendo un po' a basso bacino, stendo un po' il ginocchio sinistro, vado avanti, laterale, mentre torno indietro con il bacino, stendo la gamba destra. Ancora 3 cerchi. 2. Ruoto bene, percepisco come si attiva, l'anca diventa sempre più sciolta, più fluida, l'articolazione è felice. L'ultima volta qua, stendo, torno, di nuovo in quadrupedia, inspiro, stendo la gamba sinistra, di nuovo attivo il centro, la gamba è parallela, sono in esometria, mi giro, relazzo, così si vede meglio, bravi, e fuori l'aria, porto il piede fuori dalla mano sinistra, inizio a disegnare il cerchio, scendo con il bacino, il ginocchio sinistro va in avanti verso l'esterno, poi passo dietro, il bacino va dietro, estendo la gamba, ancora 3 volte, scendo, ruoto, vado dietro in estensione, scendo, ruoto, vado dietro in estensione, scendo, ruoto, vado dietro in estensione
E di nuovo ritorno in quadrupedia. Da qui punto gli avampiedi, inspiro in arco, espiro, spingo sul bacino, vengo nel cane. Da qua partiamo di nuovo con qualche onda, solo per prendere il movimento. Quindi inspirando sollevo ginocchia e arrotondo la schiena con l'onda, porto le spalle sopra i polsi, vengo in plank. Abbasso le ginocchia, inspiro nel gatto, espiro nel cane. Sollevo il tallone, una bella onda, spalle sopra i polsi, plank, abbasso le ginocchia. Cercate di farlo più fluido. Inspiro in arco, espiro, salgo. Ancora 2 volte qua e poi aggiungiamo la difficoltà. Prima sui talloni, srotolo. Percepite come ogni vertebra si attiva dopo l'altra. Vengo in plank, abbasso le ginocchia, inspirando in arco e su con il bacino. Stendo le gambe, stendo la schiena, l'ultima volta, l'onda, plank, ginocchia a terra, inspiro, espiro cane. Da qui sollevo sempre i talloni inspirando, espirando faccio l'onda, vengo in plank, però adesso io butto il piede a destra e scendo con il bacino verso i talloni, inspirando, circonduzione col braccio, passo da plank laterale e continuo il movimento per tornare in plank normale. E come prima, ginocchia a terra, inspiro nel gatto, espiro nel cane. Sollevo i talloni inspirando con l'onda, passo con le spalle sopra i polsi, butto i piedi verso sinistra, il bacino va verso i talloni. Inspirando, stendo il plank laterale, circonduzione col braccio che ritorna in centro, mi ritrovo in plank, ginocchia a terra, inspiro in arco. E ripetiamo ancora uno, espiro, allungo, inspiro sul tallone, espiro l'onda plank. E piego, butto i piedi a destra, il bacino va verso i talloni, inspirando, stendo le ginocchia, circonduzione col braccio, torno in centro, planca normale. Ginocchia a terra, inspiro, espiro, allungo nel cane, inspiro ed espiro, l'onda plank, butto i piedi a sinistra, il bacino scende ed inspirando circonduzione, passo da plank laterale e ritorno in quella centrale. Abbasso le ginocchia, inspiro nel gatto. Dove sono? Non mi vedo. Ok. Ed espiro, allungo un attimo il bambino solo per prendere fiato. Faccio respiri lenti e profondi. Vengo a leggere che non sono venuta nemmeno una volta, almeno per capire se si vede, se si sente. Ok. Meglio. Bene, bene ragazzi, tutto a posto. Ok, allora abbiamo ripreso nel bambino. Da qua salgo di nuovo in quadrupedia per vedere meglio. Io mi metto così di nuovo come prima, inspirando, stendo indietro la gamba destra, espirando. La porto a ginocchio piegato, in affondo laterale, il piede sulla linea del ginocchio. Ok? Le mani rimangano per terra. Per
ritorniamo sempre alla nostra onda, proprio il tema della lezione di oggi, però sarà un'onda nel piano orizzontale, cioè un'onda parallela al pavimento. Io piego ginocchio, abbasso il bacino e poi stendo la gamba e vado dall'altra parte. Con tutto ciò muovo il mio busto sempre con il famoso 8, questo movimento ondulatorio, lentamente al ritmo del suo respiro, allungando e flettendo la gamba destra. Continuo. Ognuno ha il modo suo, non importa quanto in basso riuscite a scendere, seguite il vostro ritmo, seguite la vostra fluidità, seguite ciò che il vostro corpo vi chiede in questo momento. L'ultima volta onda qua, fermo in centro, porto la mano destra davanti al piede destro, questa volta sollevo su il braccio sinistro, apro bene il torace e guardo verso l'alto. Espirando, mi tuffo con la mano sinistra sotto la gamba destra. E ancora, inspiro, apro, espiro, piccola torsione, passo col braccio sotto la coscia. Inspiro, mi apro, espiro, tuffo, lentamente, fluido, connessi con il corpo e con il respiro. Scendo giù, l'ultima volta apro, questa volta torno in centro, esattamente in quadrupedia. Inspiro, espirando, andiamo a ripetere tutto dall'altra parte. Quindi espirando io vado in affondo laterale con ginocchio piegato destra a terra. Le mani rimangono ben appoggiate e inizio a piegare e stendere la gamba disegnando con il busto le 8 parallele al suolo. Ognuno col suo ritmo, percependo tutta la fluidità possibile che posso percepire. Sento che tutte le articolazioni del mio corpo sono molto attive, sono connessi uno con l'altro. Non esagero, non cerco di imitare nessuno, ma faccio il mio movimento, quello che va a fare a me, quello che richiede il mio respiro. È l'ultima volta qua, appoggio la mano sinistra davanti al piede sinistro. Inspirando, srotolo braccio come forse accarezzo l'aria davanti a me. Apro bene il torace, la spalla spinge il ginocchio dietro. Espirando, vado in questa piccola torsione portando la mano, il braccio destro sotto la coscia sinistra. E ancora inspirando, stendo su, apro bene il torace, riempio polmoni d'aria. Espirando, l'addome rientra e io vado in torsione, le vertebre si avvitano e si svitano, altre due volte vado sotto la coscia, inspiro, apro ed espiro, chiudo. L'ultima volta apro, porto le mani in centro, vado con il bacino verso il glute, solo un attimo, non rimango questa volta in bambino, l'esercizio non era dinamico, non dovrebbe aver alzato il battito. E quindi da qui srotolo la colonna, vengo in centro e porto il piede destro in avanti, il gluteo rimane sul piede sinistro.
inspirando il braccio destro, mezza circonduzione, va dietro, spingo il bacino in avanti, mi metto un po' laterale per capire meglio. Bacino spinge in avanti, il torace si apre. Espirando, porto il gluteo sul tallone sinistro, la mano destra va dietro. Inspirando, spingo il bacino su, apro il torace, tutte e due mani sono appoggiate dietro. Espiro, di nuovo, risucchio la pancia. E prossima ispirazione, sollevo il braccio sinistro. E di nuovo spingo bacino, apro il torace e scendo giù. Riporto il tallone destro sotto il gluteo, inspiro, espirando il piede sinistro viene in avanti. E da qua ripetiamo solo una volta questa apertura, l'ultima. Tavolini richiamo facilitati, tavolini belli, femminili, inspiro, spingo sul torace, apro il braccio, ginocchio rimane piegato, espiro, il gluteo va verso il tallone, la mano destra si appoggia dietro, inspiro, spingo sul bacino, apro bene il petto, e fuori, mi siedo, l'ultima volta. Sollevo il braccio destro, una bella circonduzione, spingo bacino e torace verso l'alto, e fuori l'aria, l'addome rientra, la schiena si ammorbidisce, vengo giù, appoggio il tallone sinistro sotto i glutei, e questa volta andiamo per finire la lezione, fare piccolo stretching dolce, prendo con la mano sinistra il polso destro, tiro, c'è più che flettere il busto, cerco di tirare questo polso proprio per sentire un allungamento super profondo nella zona delle costole, torace laterale, inspiro in centro, cambio lato, tiro il polso sinistro con la mano destra, sorrido, lo sapete come il sorriso si allunga tutto meglio, torno in centro, incrocio le dita, risucchio laddove più che posso, vado dentro, grande retroversione, allontano le scapole, anche qua al mio massimo, spingo in avanti, ed inspirando, ruoto le palme al soffitto, allungo la schiena, l'addome rimane dentro, e qui butto fuori l'aria, ruoto il busto, a destra sciolgo le mani, la mano sinistra sul ginocchio destro, l'altra mano dietro, alla prossima ispirazione, cerco di stendere e allungare la schiena un po' di più in questa piccola leggera torsione e torno in centro sulle braccia, incrocio di nuovo, inspiro, spingo mani al soffitto, ruoto a sinistra, sciolgo le mani, mano destra sul ginocchio sinistro, inspirando cresco con la testa, allungo e torno in centro. Da qua le nostre due affermazioni positive come sempre e abbiamo finito. Quindi inspirando profondamente sollevo sulle braccia, espirando incrocio i gomiti, mi abbraccio forte forte, rilasso la schiena, dico io mi voglio bene. Un altro inspirone grande grande sulle braccia, incrocio gomiti in un'altra direzione, mi abbraccio ancora più stretto e dico io mi amo e mi congratulo che oggi sono stata bravissima. È l'ultima ispirazione sulle braccia,
unisco palme delle mani, spingo una contro l'altra, percepisco energia e calore, porto le mani davanti al cuore e ringrazio me stessa per aver dedicato tempo al mio corpo, il mio corpo che ha lavorato per me e tutto ciò che a cui sono grata oggi. Con questo vengo a salutarvi. Ragazzi, fatemi sapere com'è andato questo movimento ondulatorio, se vi è piaciuto. Bene, che abbiamo fatto tardi perché prima... No, come tempo ci siamo. Perfetto. Va bene, io vi ricordo di non mollare mai, di sempre amare se stessi, amare il proprio corpo, e tutto ciò si può fare con tutte le insegnanti e tutte le lezioni della nostra amatissima palestra 01. Con questo vi auguro buona serata, buon appetito, vi mando un abbraccione grande grande e vi aspetto la prossima settimana. Ciao ciao!